Salve cari amici, eccoci arrivati al 13 febbraio 2018. Questa è la seconda edizione della nostra rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Confindustria in crisi, fuga delle associate e pochi imprenditori nelle liste. La politica non se la fila più. In vista delle elezioni del 4 marzo, il presidente Boccia ha proclamato la rituale equidistanza dai partiti, ma più che altro sono i partiti a mostrarsi equilontani. La verità è che quelli della Confindustria non se li fila più nessuno. Il presidente Vincenzo Boccia ha proclamato la rituale equidistanza dai partiti in lizza per le politiche del 4 marzo, ma più che altro sono i politici a mostrarsi equilontani dall'un tempo potente associazione degli industriali. Un tempo gli endorsement confindustriali erano striscianti e meno che non si trattasse di accompagnare i trionfi elettorali di Silvio Berlusconi, e pesavano. I politici si mettevano in fila per farsi riconoscere antiche amicizie e sdoganamenti d'occasione. Adesso si tengono alla larga prudentemente, il che è tutto dire, cari amici. Scusate, sondaggi Lombardia, Fontana avanti di 6 punti su Goli. La Lega, primo partito, è al 23,3%. I 5 Stelle si fermano al 18,9%. Candidato del centrodestra verso la vittoria con il 41% delle preferenze. Il suo partito, secondo l'ultimo sondaggio Ipsos per il Corriere della Sera, è di gran lunga il più forte della coalizione, a differenza del 2013, quando Forza Italia ottenne un risultato migliore del Carroccio. Il PD perde 5 punti rispetto all'ultima tornata. Liberi e Uguali si ferma al 4%. Comunque, cari amici, queste sono semplicemente delle interviste, sottratte da interviste fatte alle persone, quindi la realtà sarà il momento in cui si andrà a votare. Quindi dovrete essere voi a decidere bene chi votare e cosa votare. Rapina Frate Maggiore, arrestati 3 componenti della banda, uno è ferito. I tre di 29, 27 e 41 anni sono accusati di tentata rapina aggravata, detenzione e porto di arma clandestina e ricettazione, in concorso appunto. Complessivamente sono stati in quattro ad agire, più una quinta persona a un palo che ha consentito l'ingresso nella gioielleria. Immigrato senza biglietto sul treno Frecciarossa, Trenitalia smentisce la fake news da 75.000 condivisioni. Ha detto lo aveva. Dal rapporto ufficiale del capotreno si scopre però che il passeggero aveva estratto il biglietto corretto e valido proprio per quella tratta, un ticket di tariffa standard per il Frecciarossa 9.608, semplicemente aveva sbagliato posto. Questo ci fa capire tutte le fake news e tutte le stupidaggini che scrivono su internet, cari amici, ci raccontano, come porta all'allarmismo. A cosa ci serve questo? Poi non si sa. Renzi, il mega appalto di Pagina Gialla che ha fatto la fortuna dell'azienda di famiglia, che forse è 26. L'aziendina della famiglia Renzi è schizzata in orbita proprio nel periodo di maggiore fulgore di Matteo, quando tra il 2013 e il 2017 è stato capo del PD e poi del governo. Da piccola impresa di provincia è diventata protagonista di un mercato gigantesco, anche se non più sulla cresta dell'onda, eroso da internet e Google e snobbato dalla clientela. Il mercato della consegna in tutte le case d'Italia di circa 20 milioni di elenchi delle pagine gialle e bianche. La società presente da anni nel settore, ma con un ruolo assai marginale, schiacciata da Poste con i suoi 30.000 portalettere, è stata a lungo l'azienda quasi naturalmente predisposta per le consegne dei volumi. Il 26 ha spiccato tra il 2016 e il 2017 un balzo prodigioso, fino ad occupare quasi il 60% del mercato, 57 per l'esattezza. Ogni 10 elenchi consegnati nei mesi scorsi alle famiglie italiane, 6 sono passati per le mani della piccola impresa di Renzi, che con i suoi 4 dipendenti fissi dichiarati c'è da ritenere che abbia fatto i salti mortali per onorare l'impegno, e questo è vero. Bene, cari amici, questa è l'ultima notizia. Vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi auguriamo un buon proseguimento
con la programmazione. Vi ricordo che RST Science è edito da la rassegna stampa, scusate, edita da RST Science e Pianeta Oggi TV.